Trasformazioni isocore o isovolumiche vuol dire a volume costante, quindi V uguale costante, non varia il volume del gas. È chiaro che se io riscaldo un gas mantenendo il suo costante, il suo volume, le molecole inizieranno a muoversi più velocemente per effetto dell'aumento di temperatura e di conseguenza premeranno maggiormente sulle pareti del gas, quindi la pressione andrà ad aumentare. Infatti, la trasformazione isocora viene rappresentata da questa relazione. Pressione ad un valore di temperatura T è uguale a P0, che è la pressione a 0 gradi centigradi, che moltiplica 1 più alfa T. T è la temperatura in gradi centigradi e alfa è sempre il famoso coefficiente, in questo caso non è il coefficiente di rotazione, ma è un coefficiente che è sempre uguale a 1 fratto 273. Quindi se vado a operare esattamente come ho fatto nel caso della trasformazione isobara, alla fine ottengo, trasformando quindi sapendo che T0 è uguale a 273 gradi Celsius, che corrispondono a 273 gradi Kelvin, che corrispondono praticamente, noi sappiamo bene che sono 0, 273 sono 0 gradi centigradi. Ok? Allora, in questo caso andando a sostituire, d'accordo, il tutto, alla fine avremo che anche il rapporto tra la pressione e la temperatura è costante. Quindi il rapporto tra pressione e temperatura è costante. E questa rappresenta appunto la legge di Charles per le trasformazioni isovolumiche, cioè a volume costante. Andiamo a vedere graficamente, ad esempio, adesso in questo grafico riportiamo la temperatura e la pressione, vediamo che a T uguale 0, a 0 gradi centigradi, ecco qua, parte da qua. Ecco, il bello è che se io estrapolo nuovamente la retta verso le temperature negative, alla fine la retta incontrerà l'asse delle temperature, in questo punto che corrisponde al valore di meno 273 gradi centigradi, che sono, come abbiamo già visto, 0 gradi Kelvin. Allora, praticamente, stando a questo, quando la temperatura del gas è pari allo zero assoluto, le molecole praticamente non si muovono più, non riescono, la pressione è nulla, cioè le molecole non esercitano alcuna pressione, quindi devono necessariamente stare ferme. Okay? Vediamo lo stesso grafico pressione e temperatura, però questa volta la temperatura espressa in gradi Kelvin chiaramente parte dall'origine, proprio per indicare la diretta proporzionalità tra la pressione e la temperatura, quindi il rapporto tra la pressione e la temperatura in gradi Kelvin è costante. E in un diagramma di Clapeyron, pressione e volume, vediamo come è rappresentata una trasformazione isovolumica. La trasformazione isovolumica chiaramente è rappresentata da un segmento, quindi questi sono i due stati, 1 e 2. La trasformazione è rappresentata da un segmento parallelo, questa volta all'asse delle pressioni, proprio perché il volume si mantiene costante, sempre lo stesso. Chiaramente, anche in questo caso, visto che la temperatura è variata, ecco qui abbiamo i due rami di iperbole alle temperature T1 e alle temperature T2.